Maddalena Loi, rete Scuole in Presenza, siete in piazza del Popolo, in piena fascia, in piena zona rossa. Sì, abbiamo avuto l'autorizzazione per fare questa manifestazione. Noi siamo qui per chiedere che la scuola venga equiparata a servizio essenziale e che quindi la scuola sia aperta anche in zona rossa. La scelta di chiudere le scuole è una scelta politica, secondo noi. Si poteva tenere aperte le scuole, come è successo negli altri paesi. Ma come evitare il contagio? Quello che è stato fatto negli altri paesi, in Francia per esempio, nell'Île-de-France, abbiamo tutto chiuso, lockdown totale, ma le scuole sono rimaste aperte perché lo Stato garantisce un servizio che viene considerato essenziale. Quindi con tracciamento che c'è stato comunque fino adesso nelle scuole, ricordiamoci anche che le scuole, che se i ragazzi vanno a scuola c'è più tracciamento, se i ragazzi restano dentro le loro case noi perdiamo il tracciamento dei ragazzi. Però il contagio e il tracciamento sono comunque due aspetti correlati ma distinti. L'ultimo studio di Lancet, che è uscito proprio da una settimana, ha proprio dimostrato che nelle scuole italiane il contagio durante tutta la seconda ondata, che l'incidenza è stata tra ragazzi minore del 40%, del 39%. A fronte di questi dati, noi pensiamo che uno sforzo dello Stato per garantire comunque che i ragazzi frequentino in presenza la scuola, con maggiori trasporti, con un rafforzamento dei trasporti, con ristori per chi non può frequentare, per chi non ha possibilità di accedere alla didattica a distanza. Noi abbiamo molte regioni del sud che sono completamente distaccate dalla didattica ora e questo è un problema di cui lo Stato deve farsi carico. Qualsiasi partito in Parlamento non ha sollevato questo problema e questo per noi veramente è una cosa che ci addolora, che ci sconcerta. Ma se ci fosse una maggiore cura nei collegamenti, una maggiore possibilità di collegarsi, questo potrebbe anche risolvere in parte? No, assolutamente no. Noi pensiamo che la scuola debba essere sempre in presenza. Siamo anzi inquietati delle parole del ministro che ha detto che la DAD proseguirà anche dopo la pandemia. Io penso, come tutti noi genitori e chiunque abbia figli, che la scuola non sia una semplice trasmissione di nozioni. Ma questo è quello che maggiormente vi preoccupa allora, di una possibile DAD anche dopo la pandemia? Sì, ci preoccupa molto perché abbiamo accettato che questi ragazzi, a differenza di tutti gli altri ragazzi d'Europa, stessero a casa nella prima ondata. Ora è passato un anno dall'inizio dell'emergenza. Cosa ha fatto lo Stato per garantire la presenza dei ragazzi dentro le scuole? Che cosa suggerite? Noi suggeriamo prima di tutto di riaprire le scuole, di vaccinare gli insegnanti, dato che il contagio avviene pressoché tra insegnante ed insegnante, come dimostra questo studio di Lancet che è uscito da poco. In tutti i paesi d'Europa è così. In tutti... Gli insegnanti si stanno vaccinando. Appunto, quindi di proseguire con le vaccinazioni, di riaprire immediatamente. Noi non accettiamo che la scuola venga tenuta chiusa oltre il 7 di aprile, come è stato detto, e anzi siamo abbastanza, come dire, insomma, sconcertati del fatto che sia stata presa questa decisione e che sia stata anzi demandata alle regioni senza che il governo se ne facesse carico.